8 agosto 1997. Un urlo straziante squarcia il silenzio della notte di Gassino, in provincia di Torino. È un'aggressione. Davanti al cancello della sua villetta, Sergio Cafasso, 44 anni, bancario, viene assalito da due giovani con il volto coperto. Pugni, botte, poi quattro coltellate, di cui l'ultima mortale. Sono le 22:25 circa, testimoniano i vicini allarmati dalle grida. Ma è solo alle 22:44, 20 minuti dopo l'aggressione, che arriva al 112 la richiesta di soccorso della moglie di Cafasso, Luisella Pollara. Aggressione ad opera di ladri? Forse albanesi? È la tesi che Luisella Pollara cerca di accreditare, ma insospettire chi conduce le indagini sono i comportamenti della donna ritenuti inquietanti. Al funerale la vedova piange, sviene. Ma sono troppi per gli inquirenti quei 20 minuti fra l'aggressione e la richiesta di soccorso. Troppe le telefonate a ridosso dell'agguato tra Luisella Pollara, 33 anni, e il suo giovane amante Enrico Cubello, 25 anni, di cui, dopo la tragedia, subito si mormora. 5 giorni dopo il delitto, l'arresto dei giovani amanti. Scattano le manette anche per Massimo Di Vico, 23 anni, amico e complice di Cubello. È lui il primo a crollare, ammettendo l'aggressione. Confessano anche Enrico Cubello e Luisella Pollara, ma sostengono che l'agguato avrebbe avuto il solo scopo di dare una lezione a suon di botte a Sergio Cafasso per punirlo delle violenze di cui la moglie si diceva vittima. Lezione involontariamente degenerata in delitto. È la versione a cui si atterrà disperatamente Luisella Pollara, anche quando, 34 giorni dopo l'arresto, Enrico Cubello prenderà le distanze da lei, accusandola di essere la mandante di un delitto voluto, organizzato ed eseguito con fermezza e ferocia. Amanti nemici. Al processo Cubello accusa, Luisella continua a respingere la responsabilità del delitto, ma la prima corte di assise di Torino dà credito alla versione di Cubello. Il 9 luglio 1999, la sentenza. 24 anni di reclusione a Enrico Cubello, 23 anni a Massimo Di Vico. Per Luisella Pollara, l'ergastolo. In attesa del processo d'appello che avrà luogo il 9 marzo, Luisella Pollara sconta la pena nel carcere di Vercelli. Signora Pollara, nell'aula del tribunale, in attesa che la Corte pronunciasse la sentenza e quindi decidesse del suo destino, lei era immersa nella lettura di un romanzetto rosa, come se quanto le stava accadendo intorno non la riguardasse. Ecco, ma in un momento così drammatico, ma lei come faceva a comportarsi in quel modo? Sinceramente non... era come se quel processo lo stessero facendo un'altra persona, quindi non mi riconoscevo nella persona accusata in quel momento. Signora Pollara, purtroppo questa vicenda la riguardava direttamente, perché in questa vicenda è suo marito che ci ha rimesso la vita. E il fatto è che forse non l'ho capito neanche io, nel senso che a volte ci sono delle cose che accadono al di là di quello che è quello che pensi realmente, di quello che tu vorresti che fosse. Per comprendere il senso di una vita, in generale, ci si riallaccia all'infanzia. Ecco, com'è stata la sua infanzia, Luisella? Beh, insomma, proprio con l'aiuto dello psichiatra ho capito che ho avuto dei problemi fin da piccola. Quali problemi? Nella scuola dove ero io c'erano figli e figli di persone, insomma, molto molto benestanti. Il confronto non solo delle mie compagne, che avevo con le mie compagne, ma addirittura delle suore, facevano molta distinzione comunque tra me o quelle poche ragazze come me e tra quelle che arrivavano appunto con vestite in un certo modo, con le cartelle firmate, e quindi mi procurava comunque un senso di inferiorità nei confronti degli altri. Ecco, lei, Luisella, si è sposata una prima volta molto giovane, vero? Sì. Quanti anni aveva? Avevo 20 anni appena compiuti. Perché questo matrimonio così da ragazzina? Ma per il semplice motivo che volevo uscire di casa, volevo andare ad abitare da sola. Lei lavorava, Luisella, in quel periodo, vero? Io ho quasi sempre lavorato. Poi ha aperto un suo negozio di parrucchiere. Sì, infatti. Nel 1986 lei incontra Sergio Cafasso, l'uomo che poi in questa tragedia ci ha rimesso la vita. Sergio era parecchio più grande di lei, vero? Sì, certo. Quanti anni aveva quando l'ha conosciuto? Io avevo sui 22, quindi aveva 33, 34.
Ed è stata subito una grande passione per me. Sì, sembrava ci conoscessimo da una vita. Però poi, insomma, io sapevo che era sposato, io ero sposata, anche se mi sono resa conto che quello era l'innamorarsi e non quello che credevo io. Di quest'uomo, di Sergio Cafasso, cosa le è piaciuto in effetti, cosa l'ha sedotto? Perché che tipo era, come me lo descriva un po'? Forse non saprei nemmeno dire che cosa, perché mi piaceva in generale tutto di Sergio. Cioè io lo guardavo, anche un solo gesto mi piaceva, anche spesso questo gesto di spostarsi i capelli, io ero innamorata anche di questo gesto che magari ad alcuni può dare fastidio, di specchiarsi in ogni vetrina, mi piaceva, cioè era una cosa che mi faceva sorridere, che sapeva anche come fare con una donna, quindi c'erano componenti anche comunque al di là di questo, anche comunque una componente sessuale dove andavamo d'accordissimo e credo che sia anche importante questo. All'interno della fascinazione che Sergio esercitava su di lei, ha agito anche il fatto che all'epoca lui era un uomo molto brillante, che girava in Porsche, che la portava a fare weekend divertenti, insomma che le faceva fare una vita piacevole. Signora Franco, vorrei sfatare un po' questa cosa. Allora, quando io ho conosciuto Sergio girava in Golf e non in Porsche, anche se sono stata contenta un giorno di vederlo arrivare con la Porsche, perché no, era bello, io amavo l'uomo. Ecco, vi siete separati dai rispettivi coniugi nell'87, poi, come vedremo, vi sposate nel 93, quindi quando andate a vivere insieme, quando? Noi andiamo a vivere insieme nel 91, quando io sono rimasta incinta. Che ricordi ha lei del primo periodo del suo legame con Sergio? Meraviglioso. Questi ricordi magici sembra che abbiano una brusca interruzione in una data precisa, che è il 26 aprile del 1991. Che cosa accade in quella data? Me lo vuole ricordare lei? A Sergio viene il sospetto che io abbia una relazione con un mio collega di lavoro da una lettera, da un abbozzo di lettera che trova in casa, perché io avevo scritto questa lettera per aiutare una persona, una ragazza. Lui è tornato a casa, ha letto questa cosa con la mia calligrafia e mi ha massacrata di botte con il bastone, quello che si usa nell'armadio 4 stagioni per prendere le cose in alto, e poi con le mani, una volta per terra, calci, pugni e tirando giù tutto quello che era a livello delle braccia, dal tavolo al mobili, e riducendomi in condizioni pietose. Io non me ne sono nemmeno resa conto, perché sono ritornata a letto in silenzio, e invece il mattino dopo mi sono resa conto di non riuscire nemmeno a muovermi. Ho telefonato alla mia amica, comunque la mia amica ha ritenuto necessario avvisare mia mamma, è arrivata poi anche mia mamma, mi hanno accompagnata a pronto soccorso. Questo episodio brutale incrina il suo sentimento per Sergio. Si era già deteriorato qualcosa prima, molto prima. Cosa si era deteriorato? Perché io avevo scoperto e non mi era stato negato che aveva una relazione con una sua collega di lavoro. Malgrado tutto, dopo questo episodio, fra lei e Sergio tutto sembra tornare come prima. In un certo senso quasi meglio di prima, perché tant'è anche che voi subito dopo, subito dopo rimango incinta. L'attesa di questa bambina, parliamone, la nascita di questa bambina, lei come vive questo periodo? Purtroppo non bene. Ma cos'è che non andava bene in questo momento dell'attesa? Delle volte sembrava non accettarlo, perché mi ritrovavo ad andare alle visite da sola o accompagnata da mia mamma a fare l'ecografia.
mi ha accompagnato una volta o due. Mi sono sentita sola in quel momento. Quindi queste erano le cose gravi che faceva Sergio? Per me era una tragedia. Lo so signora, però le devo dirle, l'atteggiamento di Sergio è comune alla maggior parte degli uomini. Insomma, quello che lei racconta sono fatti normali, ecco, lei li vive, o forse li ha vissuti in un modo esasperato, doloroso. Adesso posso dirle di sì. Comunque nel 1993, l'anno dopo la nascita della bambina, voi vi sposate. Sì. Ecco. Ma vi sposate perché siete due persone che si amano o lo fate perché regolarizzate una situazione, perché è nata una bambina? In quel momento forse era più importante regolarizzare la situazione per la bambina. Ma lei dubitava dell'amore di quest'uomo? Sì, perché comunque Sergio ha questa donna. Che io mi sono ritrovata anche il giorno del matrimonio. Ma lei glielo contestava, Sergio? Certo. Non la sbatteva fuori, insomma, se le cose erano così poi dichiarate. Ma lui me l'ha, questo me l'ha negato quasi fino alla fine. Ma intanto cosa faceva lui? Insomma, con lei era cambiato, Sergio? Sergio con me non aveva più nemmeno rapporti sessuali, quindi... Ecco, in che cosa poi Sergio era cambiato? Che cosa la deludeva? Cos'è che aveva messo in crisi questo vostro rapporto? Ma ci sono tante piccole cose, perché comunque Sergio risvegliava in me il passato, mi faceva sentire inadeguata in ogni situazione, le altre erano sempre meglio, e ha risvegliato in me la mia infanzia, il mio essere bambina e sentirsi il brutto anatroccolo della situazione. Lui voleva sempre che io fossi vestita in un certo modo e delle volte mi criticava anche per questo, ma non erano critiche costruttive, erano del tipo fai schifo vestita così, sempre parole molto forti e molto pesanti. Delle volte nei momenti di rabbia se ne usciva fuori proprio addirittura con delle frasi che brutalmente mi riportavano indietro, perché magari tuo papà fa solo un bidello, tuo papà è un meridionale, tua mamma tanto fa solo la commessa. Una volta se tentavo di dire la mia, si rivolgeva con un mal rovescio magari sulla bocca. Ecco, non erano le botte del 91, ma erano mortificazioni più pesanti per me. Ecco, signora, se la situazione era così, poi ormai insopportabile, estrema, lei non ha pensato di separarsi da Sergio? Sì, l'ho pensato più volte, col cervello l'ho pensato, col cuore non me la sentivo. Perché? Perché io Sergio ho continuato ad amarlo, sempre, comunque a dispetto di tutto. Lo odiavo e lo amavo. È un concetto difficile, ma è così. E poi comunque una cosa fondamentale, non avrei mai dato un dolore del genere alla bambina. Gisella, io adesso devo toccare un tasto che... Comunque, imbarazzante, ma lei sa che, purtroppo lo sa, che nel corso di un processo si passa in rassegna una vita con tutti i suoi disordini. Risulta che già dall'anno 1993, cioè l'anno del suo matrimonio, c'erano nella sua vita altre presenze maschili. È così? Sì. Gisella? Sì, è vero. Mi sono lasciata trascinare da questa... voglia di tornare ad essere donna. Non erano presenze importanti, perché comunque non erano persone che amavano, erano persone che mi gratificavano semplicemente. Con una di queste persone, che era tra l'altro addirittura più vecchia di Sergio, io ero molto affezionata e mi confidavo anche con lui, mi ha anche aiutato, come è venuto fuori nel processo, mi ha anche aiutato a livello finanziario. Senta, ma Sergio non si accorgeva di niente, non ha mai avuto il sospetto che lei potesse avere qualche altra persona? Ma non è il fatto che se ne è accorto, è il fatto che gliel'ho detto. Vabbè, e Sergio, scusi, lo ha accettato come tanto normale? In maniera allucinante, sono volate mani a destra e manca, non solo, la cosa è proseguita nella notte. Il giorno dopo abbiamo chiamato addirittura i miei genitori a casa, perché comunque lui si voleva separare. In realtà erano solo parole, perché poi io comunque le risbattevo in faccia quello che aveva fatto lui. Sergio la faceva uscire da sola con le sue amiche? No, uscivo con le mie amiche. Sì, vabbè, ma sola, senza di lui. Sì, sì, sì.
Quindi poi non era poi così oppressivo. Ma non poteva perché comunque non l'avrei accettato. A un suono sarei uscita lo stesso. Ma è vero che lei quando usciva con queste sue amiche somministrava a suo marito delle goccine per approfondirgli il sonno in modo tale che lui non si accorgesse del suo orario di rientro? Ma è successo qualche volta. È successo qualche volta, ma non erano sonniferi, questo ci tengo a precisarlo. Allora, parliamo di queste uscite con le amiche. Mi pare che è proprio in discoteca, che una sera di febbraio. Esattamente il 28 febbraio. E lei fa un incontro che poi sarà un incontro fatale nella sua vita. Incontra? Sì, quella sera mia figlia era da un po' di tempo che mi diceva che voleva andare in discoteca e con l'aiuto della babysitter abbiamo cercato un locale che potesse essere simile discoteca adatto a lei, dove si potesse portare la bambina. In quel periodo c'era la Macarena che andava di moda, hanno messo la Macarena, mia figlia che ha il ballo nel sangue tuttora, va a danza, si era messa sul tavolo a ballare la Macarena. E questa puffetta, insomma così, che sul tavolo ballava la Macarena, ha richiamato l'attenzione generale del locale e anche del cubello. La babysitter, come aveva notato il Massimo Di Vico, che è l'altro ragazzo coinvolto in questa situazione, e io avevo notato questo ragazzo, capelli lunghi, un po' trasandato, un po' quest'aria un po' vissuta, ed è stata un po' una sfida. E Massimo mi aveva chiesto se gli facevo conoscere la ragazza che era con me, e io gli avevo risposto che gli avrei fatta conoscere se lui mi avesse mandato in bagno il suo amico. Ma sono amico Enrico Cubello. Che era Enrico Cubello. In realtà non ci credevo nemmeno io a quello che avevo detto. Quindi sono andata in bagno, sono andata a sciacquarmi, a rifarmi il trucco. E poi sono uscita e me lo sono trovato davanti. Imbarazzatissimo, perché comunque mi ha dato addirittura del lei, ma mi ha fatto sentire la vecchietta, gli ho detto calma, insomma. E poi insomma abbiamo fatto amicizia, di lì abbiamo iniziato a chiacchierare, a parlare. No? Quindi è una storia la vostra che inizia subito. Subito, la sera stessa. La sera stessa. Lei mi diceva che questo ragazzo era più giovane di lei, vero? Sì. È più giovane di lei. È più giovane, cioè, di me, sì. Perché ci sono 8-9 anni di differenza. 9 anni di differenza. Che mestiere faceva Cubello? Vendeva sia lui che Di Vico i quadretti, questi prestampati, dei quadretti di queste dimensioni per la strada. Sì. Quindi non era un ragazzo, una persona che comunque aveva una sua posizione economica, professionale, definita, insomma, nulla di paragonabile a Sergio, questo voglio dire. L'opposto, l'opposto, assolutamente. Cioè. Ecco, ma nel confronto con Sergio, che cosa rendeva preferibile poi, vincente, Enrico Cubello? Questo essere completamente l'opposto di Sergio. Mi sentivo finalmente importante, e importante per lui perché lui mi faceva sentire così. Mi sentivo una donna perché mi faceva sentire una donna, mi sentivo amata perché mi faceva sentire amata, mi faceva sentire grande, mi faceva sentire, non mi faceva sentire la differenza degli anni, ad esempio. Era gratificante. Noi abbiamo detto che Cubello non aveva un lavoro fisso, cioè non disponeva di gran soldi, diciamo. No. Ma lei gli dava dei soldi? Sì. Io gli davo anche senza che lui me lo chiedesse. Mi faceva anche dei bei regali, vero? Facevo con lui quello che facevo quasi con la bambina, quello che voleva c'era. Ma dove li pigliava questi soldi, signora? Perché lei non lavorava in quel periodo. Ma mia mamma mi dava, a parte il fatto che mi dava sempre queste 500.000 lire al mese, e poi comunque non dimentichiamo che io ho sempre lavorato nella mia vita, i soldi sono sempre andati a finire sullo stesso conto corrente. Lei e Cubello progettavate una vita insieme, avevate un progetto di futuro insieme? Ma ne avevamo parlato, lui molto più di me, mi diceva sempre che lui avrebbe voluto una famiglia, ritornare a Napoli che era la sua città, e quindi di portarmi con lui a Napoli, sì, se ne parlava, progetti sempre campati da, insomma, mai niente di definito. L'unica cosa che forse era un pochino più definita è stata quando io ho preso assolutamente la decisione, parlato appunto con Sergio con la bambina, di separarci. E gli avevo detto che io non sarei mai andata a vivere con lui. Pensava comunque a un futuro senza Sergio, perché mi parla di separarsi.
pensavo un futuro senza Sergio. Ma poi lei è andata dall'avvocato? Non sono andata, non sono mai andata, ho sempre rimandato, per la bambina. Per la bambina forse fino a un certo punto, ma era proprio per Sergio. Ma adesso mi viene da pensare che probabilmente non volevo staccarmi da Sergio. Ma lui voleva questa separazione, signora, mi faccia capire, cioè la voleva lei, la voleva lui? No, credo di no, Sergio, che non la volesse. Però ne parlavate. L'avrebbe accettata, comunque, non era... Una sua scelta. Non era una sua scelta, era una mia scelta, non di Sergio. L'atmosfera in casa fra lei e Sergio qual era? Tesissima. Tesissima. Bastava niente che si arrivasse appunto a questi... centinaia di schiaffoni sulla bocca o dispetti proprio. Schiaffoni, però, signora, io insisto su quello che al processo è stato sostenuto, che non sono mai state viste tracce di violenze su di lei. Beh, uno schiaffo sulla bocca non lascia una traccia. Ma lei parlava con Acubello di questi sapori? Sì, sempre. Sempre, cioè, quindi gli raccontava di queste sì, comunque frustrazioni sue di donna umiliata. Sì, sì, lui sapeva tutto. Devo ricordarle che Cubello al processo ha parlato di queste sue confidenze, però le ha raccontate come se lei le avesse, diciamo, gliele avesse mano a mano somministrate in un crescendo allarmante, fino a parlargli alla fine addirittura di minacce di morte da parte di suo marito. Mi rendo conto di, in alcune situazioni, di forse di aver esasperato un po', forse perché esasperata io stessa, aver esasperato un po' la situazione, ma da qua a dire che mio marito mi minacciava di morte o che tentava di uccidermi, insomma, sono proprio parole del Cubello. Cioè, non lo sottoponeva a questo bombardamento programmato di notizie, no, così? No, assolutamente, il programmato per creargli uno stato di stress, così, per infiammarlo nei confronti di suo marito? No, assolutamente. Non era questo il suo progetto? Non ho mai spinto Cubello verso mio marito. Contro suo marito? Cioè, ecco, contro mio marito in nessun modo, anzi, cercavo di tenerli molto separati. Senti, signora, lei... nel corso di questa relazione con Enrico Cubello ha aspettato un bambino da lui? Questo è quello che ho creduto e che comunque ho ancora il dubbio che sia così. Quale sarebbe stato poi la causa di questo aborto? Un aborto spontaneo? No, avevo litigato la sera prima con Sergio, eravamo arrivati a spintoni, a parole reciproche. Ero molto tesa e nervosa, il mattino dopo mi sono alzata in questa situazione, quindi ho collegato le due cose. Sì. Bello, che reazione hai avuto? Io non l'ho visto subito, dopo so che è stato male, che si è ubriacato, che è andato... Però lo so. Lui è finito in ospedale, insomma. Lo so perché mi è stato raccontato, cioè davanti a me. Psicofarmaci, insomma, ecco. Ma lei non è che questa cosa, insomma, gliel'ha detto per no, incitarlo contro suo marito? No, assolutamente. Comunque, facciamo il punto, Rosella. Lei conosce Cubello nel febbraio 1997. Ecco, arriviamo a giugno e quindi arriviamo a quello che è il nodo della tragedia. Nel pieno di una storia d'amore, le insorge irrefrenabile il bisogno di punire suo marito. Ecco, di dargli una lezione a suono di botte. Ecco, ma lei ci spiega perché? Cominciamo a fare i confronti. Quello si comporta così, questo si comporta così. E appunto atteggiamenti aggressivi di Sergio nei miei confronti mi avevano... fatto pensare che forse le mie parole non bastavano più e forse era necessario che lui capisse quello che provavo io, facendogli provare la stessa cosa. Ma lei aveva deciso di separarsi a settembre, in fondo eravate quasi d'accordo. Ecco, lei deve cercare di farci capire quale vantaggio gliene veniva, che cosa avrebbe ottenuto lei di questa lezione di botte. Dovete essere allora probabilmente che avrebbe smesso di avere questo atteggiamento nei miei confronti, una sorta di spedizione punitiva dove avrei dovuto comunque fargli capire che dietro tutto questo c'ero io e che, non
lo so, nella mia testa di allora questo lo avrebbe modificato il suo comportamento. Cioè, è stata una leggerezza e una stupidità allucinante. Chiamiamo la leggerezza, insomma. Non me ne sono resa conto. Ho agito un po' come fa un bambino che sale su una scala e non pensa che comunque può dare il giro e cadere e farsi male. Non ho minimamente pensato al peggio. Ho solo pensato al fatto che lui comunque doveva capire, doveva pagare quello che aveva fatto a me e basta, non ho pensato. Quando lei ha proposto a Cubello, perché è partita da lei l'idea? È partita insieme. È stata una cosa maturata in due. Diciamo che forse è stato più un consenso il mio che non un dirgli cosa doveva fare. Perché invece è lei stata sa che una Cubello, cosa che è maturata insieme. Invece lei sa che Cubello poi il processo, quando le si rivolterà contro, dirà che ha detto che l'idea è partita da lei, che è stata lei a idearlo e a un certo punto, anzi, lui ha tentato di dissuaderla in tutti i modi, però che invece questa volontà di pestaggio è stata una sua volontà, una sua idea. Questo non è vero? No, non è stata solo, è stata anche una mia idea, ma è stata un'idea di tutti e due, è stata una cosa che è maturata insieme. Lei, oltre a Cubello, ha chiesto anche a un'altra persona, cui lei è stata sentimentalmente legata, di organizzare questo pestaggio di suo marito. Sì, ma mi ha detto che sarà completamente scema. Sì, lui ha testimoniato il processo, era presente in aula anch'io, insomma, ha testimoniato, e lui ha detto però che lei non gli ha mai chiesto di uccidere suo marito. Ma infatti no. Lui ha detto no, che era soltanto una lezione a suon di botte. Infatti. Cubello ha detto invece che lei gli avrebbe chiesto ossessivamente di uccidere suo marito. L'ha detto lui. Siamo solo io e lui a dirlo, cioè su tutti i testimoni credo che nessuno mi abbia mai sentito dire una cosa del genere. Ecco, ora parliamo del movente che le è stato attribuito dai giudici della Corte d'Assise che l'hanno condannata. Perché i giudici hanno ritenuto che lei abbia voluto la morte di Sergio perché come vedova lei avrebbe ereditato la casa di Gassino, i 180 milioni dell'assicurazione sulla vita di Sergio, la pensione di reversibilità e anche la possibilità di entrare in banca, perché c'è questa possibilità quando muore un coniuge che l'altro subentri. Ecco, sono così le cose, signora? No, assolutamente, perché non era un discorso che mi interessava. In più, se proprio vogliamo leggerla sotto questo aspetto, avrei avuto molti più vantaggi da una separazione che non da un discorso del genere, perché credo che lei sappia che non si leva una bambina così piccola alla mamma, non si leva dalla casa dove vivi e ti deve pure mantenere il marito, quindi credo che sia un discorso un po' campato lì. E poi se proprio vogliamo fare i conti con la matita, sì, a parte che non lo sapevo, l'ho saputo dopo, ci saranno stati anche 180 milioni, ma c'erano 150 di mutuo da pagare. Quindi diciamo che non so fino a che punto per 30 milioni uno farebbe fuori una persona, cioè quale sarebbe quello che mi sarebbe tornato in tasca. Ecco, forse qualcuno che avrebbe potuto avere delle agevolazioni sarebbe stato più bello, ma io sinceramente no. Quale agevolazione? Qual è il movente per Cubello, signore? Sarei stata la vedova perfetta, con una figlia, la casa, il lavoro, non sarebbe più dovuto andare in giro a vendere i quadretti, insomma. Credo che i vantaggi sarebbero stati i suoi, e anche grandi, dalla vita che conduceva, quindi mi sembra abbastanza chiaro il motivo. Questa ovviamente è la sua tesi. È una mia tesi. La mia tesi. Quella di Cubello. Certo. Luisella, la tragedia si è verificata l'8 agosto. Ecco, nel mese di giugno lei però va in vacanza in Grecia con Sergio e la bambina. Ecco, Sergio si era addirittura indebitato con la banca per pagare il viaggio, 4 milioni mi pare. Che significato aveva per Sergio questo viaggio, signora? Forse la speranza che io cambiassi idea sul fatto della separazione.
Quindi ho cercato di recuperare il vostro rapporto. Sì. E lei con che spirito l'ha vissuta invece questa vacanza, signora? Male, perché a me mancava il pubello. Cioè io ero innamorata del pubello e mi mancava, quindi qualsiasi suo gesto che fosse gentile o affettuoso nei miei confronti, in quel momento mi dava fastidio. Questo viaggio in Grecia non vi ha fatto cambiare idea, quantomeno se non sulla separazione, sul fatto che ancora Sergio, malgrado tutte le attenzioni che aveva avuto per lei, meritasse questa lezione di botte? Su questo lei non aveva cambiato idea, vero? Ma io la cambiavo idea ogni 5 minuti. Perché per esempio Cubello ha detto poi al processo, ecco, che mentre lui era titubante, lei era diventata in quel periodo addirittura ossessiva su un progetto di botte che doveva portare invece a una conclusione mortale. Non sono stata io quella ad essere ossessiva, perché io ricordo benissimo l'ultima sera, mentre io piangevo perché non volevo che accadesse una cosa del genere, non volevo. Lui mi diceva: allora lascia fare come dico io. Lasciami fare come dico io. E io ho dato il consenso a questo, sì. Praticamente lei insiste di avere solo chiesto che suo marito fosse picchiato. Sì. Solo botte. Solo botte. Nient'altro che botte. Nient'altro che botte. Lui non ha mai chiesto che suo marito fosse ucciso. No. Quindi lei ignorava che Cubello avrebbe usato il coltello. Lo ignorava. Assolutamente. Ecco. Lei ricorda invece che Cubello al processo ha detto che lei non solo era consapevole che avrebbe usato il coltello, ma che la mattina stessa del delitto lui avrebbe mostrato una valigetta con tutto l'occorrente per l'aggressione, compreso il coltello. Questo è vero? Lei l'ha vista questa valigetta, signora? Sì, la valigetta l'ho vista. Ma perché l'ha vista questa valigetta? Perché quella mattina io ho avuto una discussione con Sergio, ero svenuta, mi avevo battuto. Avevo perso sangue dal labbro, mi ero tagliata cadendo dal labbro, insomma, avevo la maglia sporca di sangue. Lei ha telefonato a Cubello. Io ho telefonato a Cubello. Gli ha detto di correre. Gli ho detto che stavo male. Gli ha detto che suo marito l'aveva picchiata. Di sbrigarsi, esatto. E comunque Cubello si è arrabbiato tantissimo, questa valigetta è sbucata in casa, io non mi ricordo, non lo so perché ero svenuta, so di averla vista sul tavolo perché Cubello si era tolto la maglia che aveva addosso per cambiare me. Sì. E quindi aveva chiesto all'amico di prendere la valigetta che conteneva un'altra maglia e per vestirsi. Quindi lei ha visto questa valigetta, cosa c'era in questa valigetta? Ma io non sono andata a ficcarci il naso dentro, mi sembra che ci fossero i guanti in lattice dentro. È vero che gliel'ha suggerito lei l'uso dei guanti di lattice? Sì. Per non lasciare impronte? No, per non lasciare impronte, sinceramente, perché si sarebbero potuti, nel punto in cui avrebbe dovuto venire aggressione, avrebbero potuto comunque sbucciarsi le mani o cose di questo genere. Sergio si sarebbe sbucciato un po' di più, forse, insomma. Sì. Vabbè, e comunque avrebbe lei fornito anche la calzamaglia per... I guanti se li ha procurati lui, però la calzamaglia gliel'ha procurata lei. Sì, siamo andati in bagno e lui ha preso due paia di collan, se le ha messe in testa, faceva il buffone. E a che cosa doveva servire questa calzamaglia, signora? Beh, non farlo riconoscere, Sergio conosceva entrambi. Lei lo sa, io ho il dovere di ricordarle che logicamente al processo... Questo fatto che lei gli abbia detto quella mattina che aveva litigato con Sergio, che Sergio l'aveva trattata male, è stata presa come un ennesimo suo appunto escamotage per infiammare l'animo di Cubello e spingerlo a commettere quel gesto che magari lui non era poi deciso tanto a fare, insomma. Certo. Chiaro, insomma. Allora, però una cosa lei ha detto di averla fatta, cioè che quella mattina è andata a scassinare la porta della villa accanto. Sì. Perché no? Cioè, che cosa ha fatto? È andata... Perché sul momento, sì, semplicemente perché sul momento ho pensato che Sergio, tirandosi su, dopo aver preso queste botte, Insomma, è la spinta con cui lei ha fatto ha commesso questa infrazione, cioè, finalizzata... Dovevo trovare subito la scusa pronta nel momento in cui lui mi avesse detto, insomma, sono stato aggredito, vedi cosa è successo. Ah. Gli dico: guarda, ci sono stati i ladri, quindi
la scusa come pronta per lui. Ecco, parliamo di come lei ha vissuto quell'ultima giornata, cioè quella che sarebbe stata poi l'ultima giornata di vita per Sergio. Ecco, lei non ha mai avuto nel corso della giornata un momento di dubbio, di ripensamento, di ansia, di angoscia, anche per le conseguenze di quanto stava per accadere? Ripensamenti sì. Però non ha pensato di fermare quella macchina infernale? Io ho pensato semplicemente perché Sergio quella sera è arrivato a casa e ha fatto una cosa che non ha mai fatto. È arrivato a casa e si è messo a giocare con la bambina a pallone fuori. Mi ricordo che ero rimasta incantata a guardarli perché non ho pensato. Era raro vederli così. E quindi non ho pensato di fermare perché forse ho annullato questo che doveva accadere. Mi sono poi ritrovata su una giostra dove non puoi più scendere. Ma sembrava quel giorno lì era un altro. Ma doveva succedere, nel senso che doveva capire che non si doveva comportare così. Era un po' come una cosa che è fissa nella testa. È un'ossessione. Un'ossessione. L'aggressione voluta da Pullara Luisa nei confronti del marito trova il suo unico movente nel suo vissuto patologico, in null'altro. Non nella voglia di arricchirsi, ma nell'odio e nell'aggressività patologica. Tutto buono, tutto cattivo, ha semplificato Fornario. Ed il soggetto cattivo deve essere colpito. Silvia, risulta dai tabulati telefonici a proposito della sua volontà o meno di fermarla quella macchina, che lei nella mezz'ora precedente l'aggressione, cioè tra le 21.50 e le 22.15, lei ha chiamato 3 volte Cubello sul cellulare. Con lei perché lo ha chiamato? L'ho chiamato perché era nell'accordo di chiamarlo. Però non ha detto a Cubello fermati? No. Ma lei l'aggressione l'ha vista? Dov'era in quel momento? Io ero con Sergio, sono uscita con lui dal cancello. In quel momento ho pensato che vedendo me non sarebbe accaduto niente. E ancora di più mi sono tranquillizzata quando lui ha fatto qualche passo avanti, mi ha detto di fermarmi e ha fatto qualche passo avanti e poi si è girato dicendomi guarda che qua non c'è nessuno. Era buio pesto, ma vedevo molto chiaramente il mozzicone della sigaretta, le calze bianche, le scarpe bianche, ma non è che si vedesse molto. E in quel momento mi sono sentita arrivare alle spalle qualcuno che correva alle spalle e mi sono persino spaventata. Cioè sembra assurdo che nonostante io sapessi mi sono spaventata perché in quel momento non me lo aspettavo più e non ho più visto niente perché ho visto soltanto una cosa di corpi, ho visto Sergio per terra ma non ho visto nemmeno lui, vedevo le gambe che scalciavano. Non mi piaceva quello che stavo vedendo, non volevo vedere e quindi sono scappata e sono tornata a casa. E anche perché Sergio aveva urlato, vi siete brutti bastardi, e quindi io avevo paura che essendo l'8 di agosto dormivamo con le finestre spalancate, con le porte spalancate, che Carlotta si fosse svegliata e quindi sono tornata in casa, sono scappata in casa. E sono andata a vedere la bambina se dormiva o no. Poi sono tornata giù con l'intenzione di porre fine a questa cosa in qualche modo, urlando, facendo qualcosa, ma era già tutto finito. Dunque lei il coltello non l'ha visto? Non ha visto che lo usavano il coltello nel buio? No. No, assolutamente. Assolutamente non ho. Erano delle ombre scure, punto e basta. Ma lei si è accorta che suo marito era sanguinante, che agonizzava? No, assolutamente. Assolutamente, anche perché Sergio era inginocchiato sui suoi talloni, si teneva il ventre in questa maniera e aveva il viso completamente schiacciato sull'erba. E io mi sono avvicinata, l'ho chiamato, gli ho detto di togliersi da quella posizione perché non respirava e lui continuava a stare così. E allora gli ho girato io la testa
cioè il viso era completamente sull'erba, quindi se avesse dovuto respirare, l'unica cosa è che non mi parlava. Ecco, ma respirava, sentiva che... Sì, respirava, perché poi io gli ho parlato, purtroppo l'ho anche insultato perché gli ho detto: stronzo, guarda che mi stai facendo spaventare, tirati su. Ma lei non si era accorta che lui era pieno di sangue? No, anche perché Sergio non ha perso sangue davanti. Beh, lei è stata poi trovata tutta insanguinata. Dopo, dalla ferita dietro, è iniziato a uscire sangue. Io davanti non ho visto assolutamente niente, ma non ho visto neanche quella dietro, sinceramente. Poi ha iniziato a vomitare, io l'ho preso la sua testa, me la sono messa sulle gambe. E lui continuava a non parlare, vomitava appunto, e io mi sono messa a piangere, ho continuato a dirgli: ma perché, vedi a che punto dobbiamo arrivare, ma perché, continuavo a dirgli, a parlare insieme. Io gli ho parlato per un lasso di tempo non indifferente, perdendo tempo comunque, ecco, ma questo me ne sono resa conto dopo, di proprio questo tempo. Su questo, signora, vorrei fermarmi, che lei sa che il suo destino giudiziario e anche umano poi si è giocato soprattutto su quei minuti che sono intercorsi tra l'aggressione e la richiesta d'aiuto. Secondo gli inquirenti, poi, che hanno fatto i calcoli in base alle testimonianze poi dei vicini, sono passati 20 minuti fra l'aggressione e la sua chiamata al 113. Io le dico una cosa, signor Luzzi, io in quel momento non ho pensato neanche di guardare l'orologio. Se lo credo, però sono passati 20 minuti. E io le ripeto quello che ho fatto, cioè io sono stata con lui, ho parlato con lui, sono entrata dentro casa diverse volte. Il fatto che vomitasse mi dava motivo in più di pensare che fosse stato colpito a calcio pugni in quel punto. E non ho pensato nemmeno all'idea di soccorsi, perché comunque c'entravo io ed sarebbe stato assurdo chiamare i carabinieri. Chi è la prima persona che lei ha chiamato? Mia mamma. Perché? Ho sempre chiamato la mamma nella mia vita, probabilmente in quel momento l'unica persona che mi poteva essere d'aiuto, e non rendendomi conto di cosa era successo in realtà, poteva solo essere mia mamma. Poi ha chiamato la sua amica e poi ha chiamato i carabinieri. Questo risulta dagli atti del processo, e purtroppo secondo i giudici della Corte d'Assise lei avrebbe tardato a chiamare per fare in modo che Cubello si allontanasse, ma soprattutto per essere sicura che suo marito fosse morto. Insomma, questa logicamente... No, anche perché Sergio era vivo. Quindi quando lei ha chiamato i carabinieri, lei dice Sergio era vivo. Sergio era vivo, certo. Signora, lei poi è stata ricoverata in ospedale? Così. Sono stata portata via in stato di shock, però anche questo non ricordo perché mi è stato detto, perché sinceramente io ricordo solo che non volevo allontanarmi da lì. Senta, signora Lisella, ma lei quando invece ha saputo che suo marito invece era morto? Quando gliel'hanno detto? Me l'ha detto il pubblico ministero. A distanza di quante ore? Alle 5 di mattino, credo. Quando lei poi ha saputo, diciamo, che purtroppo quella che doveva essere una lezione di botte era sfociata in una enorme tragedia, ecco, che come si è sentita dentro, signora? Morta perché non c'è un perché, morta, incredula. Quelle cose che dici non è vero, adesso mi sveglio prima o poi, non è così, succedono agli altri, non succede a me, Carlotta, c'è 30.000 cose nella testa e nessuna. Quella notte lei ha parlato con Cubello? Ho telefonato dall'ospedale. Però lei ha avuto parole di risentimento per lui, di biasimo, oppure... Non sapevo che Sergio era morto quando io ho telefonato, e quindi... Ero incavolata perché comunque avevano esagerato, ma io non sapevo che fosse stato usato un coltello, non sapevo che Sergio era morto, io l'ho lasciato vivo, per me era vivo. Senta, signora, lei purtroppo poi ha saputo la verità, perlomeno dando credito alla sua buona fede. Ora, perché da subito ha mentito agli inquirenti?
Non ha pensato invece che la cosa più giusta, anche la più opportuna, fosse dire la verità, confessare, denunziare Cubello e Di Vico e dire: è vero, siamo stati noi, è accaduto questo, ma io non volevo che Sergio morisse. Adesso glielo posso dire, ma credo che bisogna trovarsi nelle situazioni per prendere delle decisioni. E quando ti succede una cosa così, io sfido chiunque a ragionare razionalmente. Ecco, signora, circa una settimana dopo il delitto, Cubello, Di Vico e lei siete stati arrestati. Ma per circa un mese, tutti e tre avete sostenuto la tesi della lezione da dare a suo marito. Una lezione che, al di là di ogni intenzione, sarebbe poi sfociata in tragedia. Ecco, lei questo lo ricorda, vero? Quali sono in quel periodo i suoi rapporti con Cubello? Siete in carcere? Cosa fate? Vi scrivete in quel periodo? Sì, ci siamo scritti. In quale resto? Non ricordo. Ci siamo scritti e io non credo che ragionassi ancora molto. Non riuscivo nemmeno a dargli delle colpe. Poi lui mi scriveva che si voleva ammazzare, che... e quindi cercavo addirittura di tirarlo su, cioè non... Lei era sempre l'assassino di suo marito, signora, insomma le sue erano lettere d'amore. Ma per... Lei aveva un uomo che le aveva ucciso suo marito. Ma per comportarsi così uno deve rendersi conto che suo marito è morto, e io credo che... Non me ne rendo conto ancora nemmeno adesso, quindi è un po' difficile stabilire quello che è i vari comportamenti, quando a distanza di 2 anni e mezzo per me è la casa che mi aspetta. Io ho visto Sergio vivo, non l'ho mai visto morto, e per me non è morto. Molto probabilmente vivo anche in una situazione irreale, che è quella del carcere, che non mi permette di accettare e di affrontare quella che è la realtà. Sarà una grossa tragedia quando metterò i piedi fuori, indubbiamente. Per adesso mi rendo conto che agisco e parlo e faccio le cose come se lui fosse vivo. Mi rendo conto che guardo la televisione e mi ritrovo a dire: tu guarda quel mobile lì, Sergio lo comprerebbe. Cioè, esattamente quello che facevo prima. No, io la vedo in difficoltà, purtroppo lei lo sa che quelle lettere che lei ha scritto a Cubello in carcere, cioè lei scriveva all'assassino di suo marito, però esprimendosi con lui in termini affettivi, sentimentali, insomma progettuali anche, queste lettere, ma lei non pensava che sarebbero state poi lette, intercettate, signora Luisella? No. So che avevamo la posta sotto censura, ma non ricordo i tempi. Lei lo sa, signora, che secondo i giudici, in quelle lettere lei dava l'impressione di volere pilotare processualmente Cubello, cioè suggerendogli in sostanza una tesi difensiva che fosse favorevole a lei. Questo poi hanno detto i giudici, lei lo sa questo, però? Sì, sì. Non è assolutamente vero. Signora, 34 giorni dopo l'arresto c'è poi il colpo di scena, perché noi l'abbiamo già anticipato, seguito da Di Vico, Cubello parla di delitto premeditato e scaglia su di lei una terribile accusa di essere lei la mandante del delitto. Ecco, ma perché secondo lei Cubello, che in fondo poteva sostenere per tutto il processo la tesi del tragico incidente, invece cambia versione e fa una missione così grave anche per lui? Ma soprattutto per lei, signora. Perché, signora?
Questo dovrebbe chiederlo a Pubello. Però io ho una mia ipotesi. Credo che quando si è visto perso ha preferito scegliere questa strada. In fondo era lui che aveva fatto quello che aveva fatto, in fondo sapeva benissimo che non avrei mai perdonato una cosa del genere. E ha fatto la sua scelta di salvezza. Signora, non è vero che quindi lei, quello che ha sostenuto Pubello, che le si è praticamente, ha preso le distanze da lei perché lui ha ritenuto che, di essere stato usato da lei, cioè che lei sarebbe servito di lui per fargli commettere questo delitto e poi scaricarlo? E beh, se io avessi avuto un'idea del genere allora non mi sarei comportata così. Se fosse stato tutto così calcolato come dice Pubello, sarei, nel momento che mi chiamavano i carabinieri, gli dicevo, denunciavo Pubello, insomma, gli dicevo, ma questo qua è stato il mio amante, l'ho scaricato, è andato fuori di testa, ha fatto quello che ha fatto, chi è che mi potrà smentire? Senta signora, nel corso del processo Enrico Pubello è stato ritenuto convincente dai giudici, comunque più convincente di lei, perché ha confessato e ha manifestato anche consapevolezza, ha manifestato rimorso, tant'è che la condanna di Pubello è stata molto più mite della sua. Ecco, sin dall'inizio lei ha dato la sensazione proprio di non rendersi conto della gravità della tragedia. Io non voglio giudicare, non sono un giudice e ce n'è uno sulla terra e uno in cielo che si prenderà cura del Pubello. Io so soltanto che la condanna più grossa che posso portarmi dietro per la vita è il rimorso infinito della mia stupidità, dell'ingenuità, di quello che non sono stata, di quello che non sono riuscita a capire. Indubbiamente quello più grande è quello nei confronti di Sergio, perché quella sarà la mia condanna eterna. E il resto, di conseguenza, mia figlia, i miei genitori, le persone che stanno pagando con me, perché non è detto che chi è fuori non paga. Pagano esattamente come me, anzi forse di più. Vedi Luisa, in questa tragedia c'è un'altra vittima. Carlotta. Lei è rimasta legata a sua figlia. Io sì, e lei anche. Siamo molto legate. Mi scrive? La viene a trovare? Sì, la vedo una volta al mese e mi scrive tutti i giorni. Ha imparato a scrivere forse un pochino più velocemente di altri bimbi, proprio per potermi iscrivere. E io le scrivo tutti i giorni. Lei la vede solo una volta al mese? Sì. Lei come pensa di risarcire questa bambina, insomma, per questa infanzia che in fondo le è stata rubata, che per due genitori che non ha? Non lo so, sto cercando di fare la mamma a distanza. Chi si prende cura della sua bambina? Mia mamma e mio papà. I suoi genitori, ne sono rimasti vicini, vero? Sì, sempre, come tutta la mia famiglia, del resto i miei zii, tutti. Luisella, ma dopo questa tragedia che le ha spezzato la vita, che ha seminato anche tanto dolore, cosa è rimasto della Luisella sognatrice, di quella ragazza lontana, che era ieri lei? Credo più niente. Lei è una donna giovane, lei ha una vita spezzata alle spalle e un futuro, c'è una pena forse lunga, ecco. Lei che cosa spera, che cosa chiede a Luisella? Soltanto che i miei continuano a starmi vicino. Io non perdere mai l'amore di casa.
Io vorrei che lei spendesse l'ultima parola per Sergio. Io parlo quasi tutte le sere con Sergio. Lui è dentro di me. Lui è il padre di mia figlia. Io ogni volta che guardo negli occhi Carlotta, io vedo Sergio. Ti assomiglia tantissimo. Che già lo sappia. Vorrei avere la possibilità di ritornare con la mia bambina e di starle vicino, di aiutarla a crescere. Ricordo tutto quello che voleva Sergio per Carlotta, quello che mi diceva. Vorrei metterlo in pratica per lui e di stare solo con la mia bambina e i miei genitori. Solo questo. Poi Sergio ci sarà sempre.